Luigi Leonardi a Giuliano per un incontro pubblico per quanto riguarda la lotta alla camorra. Giuliano, lo dicono tutti, la DDA che è una delle città con un clan importante, che è il clan Mallardo, dove tu purtroppo hai avuto a che fare. Sì, purtroppo sì, li ho subiti sulla pelle, e conosco le dinamiche criminali e purtroppo conosco la potenza che queste persone hanno sul territorio. Quindi era importante il messaggio di essere qui per dire no alla camorra insieme a Giuliano. Che cosa è cambiata nella tua vita da quando hai avuto questa guerra nei confronti dell'antistato? Mi è cambiata la vita, nel senso che quando si determina una scelta così importante come quella di dire no alla camorra, ci sono tutta una serie di conseguenze difficilmente gestibili. Vivo da un anno sotto scorta e già questo è una limitazione della mia libertà. Però se dovessi mettere su un piatto la limitazione piuttosto che il contrasto a queste persone, di sicuro sceglierei il contrasto. Secondo te c'è speranza per questi territori dove la camorra la fa da padrona? La speranza è direttamente proporzionale all'intenzione che hanno le persone di metterci il proprio nella lotta alla criminalità. Non è una questione di speranza, è una questione di guadagnare tutti i giorni terreno sul territorio, tutto qui. Francesco Cacciaputi di Polis, un incontro per dire no alla camorra in una terra di camorra che è Giuliano, con tanti ospiti. I giovani di Polis e non solo si sono mobilitati per organizzare poi una marcia. Sì, il nostro obiettivo stasera è proprio di raccogliere un popolo che deve dire no alla camorra e che soprattutto deve trovare la forza per creare un progetto, un programma, un piano di contrasto alla camorra pluriennale, insieme alle istituzioni, insieme che si deve attrezzare ovviamente di strumenti contro la corruzione, contro il malaffare, le scuole che devono essere palestre per i ragazzi di coscienza civica e le chiese soprattutto che devono diventare presidi di legalità permanenti. Oggi parleremo proprio di come non solo creare un corteo che deve essere simbolico per questa città che deve svegliarsi dopo tantissimi anni di omertà, ma soprattutto dobbiamo anche creare un momento che possa veramente contrastare la criminalità organizzata. Assessore Clemente, oggi si parla di criminalità in una terra particolare che è a nord di Napoli, Giuliano, dove purtroppo c'è un clan, il clan Mallardo, che è uno dei più forti secondo la direzione del settore antimafia dell'area nord di Napoli, forse della Campania. Come si può contrastare la criminalità organizzata? Beh, attraverso momenti come questi, leggendoli in che modo? I promotori di tutto questo sono dei ragazzi, quindi bisogna assolutamente ricucire quello strappo che c'è tra giovani e territorio, e lo strumento attraverso il quale ricucire questo strappo è la parola politica, quella con la P maiuscola, quella alta, e quindi è veramente un dovere ed è un segnale fortissimo e dirompente che lanciamo a tutto il paese, quello di vedere ragazzi promotori di questa iniziativa e la società a correre, le istituzioni esserci, e quindi anche capire che da quei prossimi 30 anni non basterà auspicare un territorio libero dalla malaffare, dalla corruzione e dalle mafie, ma questo territorio bisogna costruirlo, e lo possiamo costruire soltanto essendoci, avendo parte, prendendo parte, facendo degli errori, ma soprattutto incoraggiando le persone che hanno un'attenzione morale ad esserci e a non lasciare spazio ad altri, perché anche questo ossigena le organizzazioni criminali, il fatto che le persone per bene lasciano a loro degli spazi per agire anche nella rappresentanza politica, anche nelle esperienze imprenditoriali, anche nelle rappresentanze istituzionali.